Ciao ragazzi e bentornati finalmente sul mio canale. Andremo a vedere se sarò preparato per poter iniziare ad andare a scuola guida, perché sapete che a ottobre faccio il compleanno e diciamo che le mie intenzioni sono andare a scuola guida e prendermi la patente per ottobre. Il compleanno, diciamo, il giorno del compleanno sarebbe ideale. Subito dopo poter andare a fare l'esame teorico, che sappiamo ci serve per accedere al foglio rosa, e poi fare l'esame pratico successivamente. Però sfortunatamente per fare questa cosa ci vogliono 18 anni. Però c'è una simpatica cosa che ci viene incontro, chiamata che possiamo andare a scuola guida prima dei 18 anni. Vedremo in che condizioni di base parto. Quindi sono qui con il quiz della patente B. Questo credo che sia l'incubo di ogni persona che fa la patente, ovvero il test teorico. Quindi supportatemi iscrivendovi al canale attivando la campanella di notifiche per farmi sapere che questo genere di video vi piacciono. E soprattutto pregate per me quando dovrò andare a fare l'esame per la patente, perché io con la roba teorica faccio schifo. Quindi eccoci qua subitissimamente con la prima domanda. Il segnale raffigurato consente il passaggio a destra e a sinistra di un cantiere stradale? Ma non per forza un cantiere, tipo soltanto le due frecce così e tu puoi passare di qua, di là, però no in mezzo. Mettiamo sì, vaffanculo. Vero. Le macchine operatrici possono essere veicoli sgombraneve? Mettiamo sì, andiamo avanti. Tiè. Ah, iniziamo benissimo con i parcheggi di precedenza e robe varie, questi faccio cagare. Il conducente del veicolo S in figura, muovendosi in retromarcia per rimettersi nella circolazione, deve usare il clacson durante l'intera manovra? No. Le check ad uso motociclistico non sono previste per utilizzo estivo. E questa mi sembra una cosa cazzata abissale, perché le check stanno sia quelle invernali che quelle estive. Perché se no uno giustamente non è che può andare d'estate con la tuta di pelle. Cioè ci stanno le check quelle estive. Il simbolo raffigurato individua il luogo dove è riposto l'estintore di bordo. Ma quella a me mi sembra una spia, Mica per niente. Falso. Il segnale raffigurato preavvisa una scuola elementare. No. Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione. Nel dubbio non gliela daremo per buona. E il segnale raffigurato preannuncia lo sbocco della strada su un molo. Ah, a me il segnale raffigurato mi sembra tanto una macchina che si sta buttando nell'acqua. Ma non è detto che quello sia per forza un molo. Il pannello integrativo in figura obbliga a dare la precedenza agli autocarri. No. Là ti dice semplicemente che dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 4, passano i scopini. E il segnale raffigurato vieta il transito ai motocicli. No. La corsia C rappresentata in figura consente al conducente solo la svolta a destra. Eh no, puoi andare pure dritto. Next. L'assunzione di alcol migliora la vista, è certo. Come disse... Mi ricordate l'intervista con il ragazzo, quella che vada fa? Ah, vuoi dire qualcosa ai giovani che bevono e si mettono alla guida? Lui risponde: ti dirò, io devo bere la guida anche meglio. Nel dubbio metterai falso, Sai com'è. Il segnale raffigurato indica che nelle immediate vicinanze c'è una biforcazione pericolosa. Pericolosa? No, i segnali pericolosi erano quelli tipo triangolari. Vabbè, ho chiamato il VAR, no, erano quelli a triangolo. E falso. Il giubbotto retroriflettente. Ad alta visibilità serve per chiedere aiuto agli automobilisti in transito. No! No, serve per segnalare che stai a piedi. Nei veicoli a motore a due ruote non è necessario il periodico controllo della tensione della catena di trasmissione, perché la stessa è dotata di tenditore automatico. E metti caso quello è andato a fasse fotte? È certo che bisogna controllare la catena, signori. Non facciamo cazzate, dai. La cintura di sicurezza devono essere di tipo omologato e mantenute sempre efficienti. E per forza, cioè, se la roba non è omologata non la puoi portare per strada, altrimenti poi ti fermano di caramba e dritto nel culetto. Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocata dai gas di scarico del veicolo bisogna sostituire periodicamente il filtro antipolline. Io so che c'è il filtro antiparticolato là, quello là che ogni tanto sei in tasa e poi devi bestemmiare perché non si rigenera, devi fare robe. E lo devi portare dal meccanico, devi bestemmiare tante volte. A me è successo, o meglio a mio padre, perché non ho ancora una macchina. Però metto falso, cioè sto coso non so a che serve. La sosta è vietata sui binari di linee ferroviarie o tranviere o così vicino ad essi da intracciare la marcia dei veicoli su rotaia. Allora no, cioè nel senso, tu ci arrivi, l'oggi non devi parcheggiare sopra i binari o vicinissimo ai binari. In teoria ci dovresti arrivare per logica, poi se non ci arrivi sei stupido. Certo che è vietata. L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di allucinogeni.
Ma no, guarda, quello è lo stesso discorso dell'altro, quello ti concentra, non ti preoccupare. Stai sicuro che guidi meglio poi. E il segnale figurato indica la fine del limite minimo di velocità. Guarda, a casa mia non segno il limite minimo di velocità, eh. Poi non so a casa vostra, però da me segnano il massimo. Viaggiando su semicarreggiata a tre corsie come in figura per svoltare a sinistra, si deve utilizzare la corsia centrale. Ah, sarebbe così se noi prendiamo la legge della gravità di Einstein, la formula, la scomponiamo, riusciamo a far sì che la macchina va talmente veloce che una singola particella supera la velocità della luce. Allora, a quel punto, noi potremmo non fare comunque un cazzo perché non puoi girare a sinistra, stai nella corsia centrale. Con la patente di categoria A1 si possono condurre i motocicli con o senza carrozzetta fino a 125 cm cubici, potenza non superiore a 11 per rapporto potenza peso non superiore a 0,1 kW per chilo. Eh sì, con la 1 si possono portare 125 di cilindrata e fino a 11 kW, che poi la cilindrata può essere il cazzo che ti pare, basta che non superi i kW. Vero, vero, vero. Quello mi sono andato a informare perché volevo fare la patente a 1, però poi i miei non me l'hanno fatta prendere, quindi mi sono attaccato altamente al cazzo. Quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la direzione da cui proviene il conducente come in figura, questi può procedere ma con la massima prudenza. No, si è da fermare. Dopo incidente stradale è obbligatorio, solo di notte, a porre il segnale mobile di pericolo in prossimità del veicolo. Allora, se lo metti pure il giorno non fai niente di danno, eh? Dopo la firma del contratto di assicurazione RCA, responsabilità civile auto, l'impresa assicuratrice deve rilasciare al cliente il certificato di assicurazione. Eh sì, se no il cazzo gli fai vedere il poliziotto quando vai. Fai, io faccio l'assicurazione, me la fai vedere? E ce l'ho. Ultima domanda. Vediamo se saremo promossi o bocciati a questo quiz della patente. Quindi, l'ultima domanda non poteva che essere una sulle precedenze. Madonna. Secondo le norme di precedenza, nel D-cross rappresentate le figure del vicolo B transita prima del vicolo e dopo i vicoli L e H. Ha sbagliato, passa prima L e H. Saremmo stati in grado di passare questo esame? Scopriamolo subito. Evidentemente le nostre conoscenze non sono abbastanza per superare l'esame, abbiamo fatto 11 errori, più del doppio consentito. E niente, per questo video è tutto, spero di avervi intrattenuto un pochino con la mia ignoranza a livello di quiz per la patente, ma rimedieremo perché quest'estate si va a scuola a pigliare la patente. Così non mi devo scarrozzare più da mia madre in giro perché mi sono altamente sfranato i maroni. Quindi, da me è tutto, e noi ci vediamo sempre in un prossimo video. Ah, se mi incontrate per strada, state attenti.